buongiorno e auguri, buon Ferragosto. Allora, prima di dare all'inizio, diciamo, a questa piccola demo, questi contatti, abbiamo tre collegamenti con tre realtà nostre, una del sud, una del centro e una del nord. Mi piaceva ricordare che 100 anni fa, quindi proprio esattamente 100 anni fa, avvenne il passaggio di consegna dal Ministero dell'Interno al Ministero della Giustizia, me l'ha ricordato il dirigente, uno dei migliori nostri dirigenti penitenziari, il dottor Maffei, dal Ministero dell'Interno al Ministero della Giustizia. Decreto, il regio decreto era del 22, ma l'effetto si ebbe l'efficacia nel 31 dicembre 2020. Quindi sono giusto 100. La parola al dirigente Pontè. Buongiorno signor Ministro, buongiorno signor Capo Dipartimento, buongiorno a tutte le autorità. Ci troviamo all'interno della centrale operativa del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che nasce nel 2003 al fine di creare un collegamento informatizzato costante tra l'amministrazione centrale e le sedi territoriali degli istituti penitenziari. Prima di entrare nel dettaglio delle potenzialità operative di questa sala, vorrei dire che siamo in collegamento con la Casa di Reclusione di Milano Opera, dove insiste una sezione 41 bis con un numero considerevole di detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41 bis secondo comma, con una specializzazione del corpo, la sezione di Polizia Navale di Porto Azzurro, e con la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli. In questo preciso istante sono operativi in tutti gli istituti della Repubblica e anche in servizi esterni 5.200 agenti di polizia penitenziaria. Ma l'aspetto più importante che riguarda le potenzialità della sala situazioni, quindi di questa centrale operativa, è l'applicativo Eventi Critici e l'applicativo 15. L'applicativo Eventi Critici mette a sistema tutti gli eventi di maggiore importanza, di maggiore rilievo che accadono negli istituti penitenziari. In relazione alla colorazione, se voi vedete, una colorazione rossa corrisponde un evento a priorità alta. Ecco Lucia, se riusciamo ad aprire questo evento, ad esempio questa è un'aggressione al personale, assistente capo coordinatore, con prognosi giorni 2. Abbiamo una priorità alta, evento, aggressione fisica al personale di polizia penitenziaria, il codice evento e la data in cui si è verificato. Proprio riguardo all'aggressione al personale di polizia penitenziaria vi è una particolare attenzione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione, proprio perché se consideriamo che dal 1 gennaio ad oggi ci sono state oltre mille aggressioni. E sono state, diciamo, nel corso degli anni in sensibile aumento. Tutte le informazioni che provengono alla sala situazioni sono istruite, catalogate e analizzate dallo staff e rappresentate ai vertici del Dipartimento al fine di metterli nelle condizioni di esercitare il potere di coordinamento e l'indirizzo amministrativo. Ma non solo, tutte le informazioni analizzate dallo staff della sala situazioni sono di ausilio alle altre forze di polizia, al nucleo investigativo centrale e alle autorità giudiziarie che operano sul territorio, quindi danno un contributo anche in materia di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale. Quel pezzo che manca alle altre forze di polizia lo abbiamo noi e lo condividiamo con le forze di polizia sul territorio e con le autorità giudiziarie. L'applicativo 15 ci fotografa la situazione di tutti gli istituti della Repubblica. Abbiamo presenti 58.021 detenuti, di cui 57.104 presenti e 1.423 al di fuori delle proprie stanze per i più svariati motivi. Possono essere permessi, licenze o ricoveri in luoghi esterni di cura. Inoltre è necessario dire che stiamo rispettando i parametri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ovvero nessun detenuto si trova allo stato in una metratura inferiore ai 3 metri. Diciamo, scusami Luca,
Questo è aggiornato in tempo reale dai vari istituti di informazioni e ci permette di adottare gli accorgimenti necessari alla direzione generale dei detenuti laddove l'indice di sovraffollamento o la numerosità di soggetti in una stessa cella detentiva porti a questo aggravamento, quindi alla diminuzione dello spazio per ciascuno dei detenuti. La cosa importantissima, Presidente, se mi consente, è che laddove si dovesse sforare questa, si dovesse violare questa criticità, c'è un alert che ci dà insomma il segnale che qualcosa non va e quindi possiamo intervenire nell'immediatezza. Lascio ora la parola alla Casa di Reclusione di Milano Opera, al direttore dottor Di Gregorio. Sì, grazie, buongiorno signor Ministro, buongiorno signor Capo del Dipartimento, saluto anche il dottor De Gesu. Io sono qua a Milano Opera, unitamente al dirigente di Polizia Penitenziaria, il dottor Antonio Boi, che poi illustrerà la parte relativa agli aspetti meramente operativi. Io, oltre a saluto con del personale, mi piaceva soltanto sottolineare un po' quella che è la strategia con la quale negli istituti penitenziari si affronta l'estate, che è il periodo evidentemente più critico, come testimoniano anche i fatti di cronaca di questi giorni. Il periodo più critico perché le attività diminuiscono, le persone vanno in vacanza, i detenuti correttamente rimangono all'interno degli istituti e diventa veramente un grosso problema il doverli gestire senza dar loro una speranza o comunque un senso di continuità, un senso di impegno del tempo. Ed è questo il motivo per il quale proprio nel mese dell'estate, come sempre del resto succede, unitamente ai KPR, quindi ai funzionari giuridici pedagogici, agli esperti psicologi, criminologi, oltre al lavoro incessante della Polizia Penitenziaria, noi facciamo la programmazione di quelle che saranno le attività a venire nel corso appunto dell'anno che poi proseguirà. Per cui con i detenuti abbiamo appunto illustrato quelle che saranno la nostra progettualità più imminente, più immediata, la realizzazione di un polo universitario. L'Università di Milano statale finanzierà un complesso universitario sborsando di tasca propria circa 1 milione di euro per 100 detenuti che sono attualmente iscritti all'università, forse delle portate all'interno del carcere, e da loro una prospettiva di vita che sia una prospettiva di vita accettabile, che li veda protagonisti nella società, questa volta come cittadini. Io ci tenevo molto a darvi il segno, unito insieme a tutte le altre istituzioni dello Stato, forze di polizia che per tradizione vengono salutate dal Ministro dell'Interno in una giornata particolare, quella del Ferragosto, che rappresenta, ma solo al di fuori del nostro mondo, insomma, la continuità dell'azione dello Stato in alcuni servizi importanti come quelli che svolgete voi. E anche dalle vostre illustrazioni, di cui vi ringrazio, io lo sapevo perché sono abbastanza, come sapete, per le mie esperienze precedenti, abbastanza intraneo al sistema delle forze di polizia, quindi anche al vostro, quindi so qual è la particolare delicatezza del vostro lavoro. Voi avete, ed è stato evidenziato da quello che avete detto, la particolare complessità di gestire strutture dove c'è appunto il crocevia, insomma, dell'umanità dolente, cioè la restrizione della libertà personale e quindi l'incrocio tra i problemi di concorso al sistema della sicurezza, è stato detto anche abbastanza mirabilmente, su quelle che sono anche le attività che fate in supporto alle altre forze di polizia, insomma, per ovviamente passare notizie, tutto quello che è molto importante che viene rilevato nelle strutture carcerari, penso ad esempio, ma non esaurisce la gamma delle situazioni, quello che voi fate è un ruolo importantissimo per i fenomeni di radicalizzazione in carcere, per esempio tutta la stagione, no? L'attenzione soprattutto sui fenomeni terroristici di matrice jihadista, e lo fate anche incrociandolo con un compito molto nobile che la Costituzione vi assegna al sistema giudiziario e carcerario, cioè quello del fine rieducativo, diciamo, della pena. E quindi ecco questa particolare complessità di concorrere ad un sistema di sicurezza, ad un sistema di polizia, ma nello stesso tempo, ed è stato illustrato con attività che vi fanno molto onore, insomma, quello di comunque orientare la vostra attività verso quella che è uno scopo che la Costituzione vi affida, quello cioè di orientare la pena verso la rieducazione del condannato. Quindi io dico tutto questo per darvi il segno tangibile della personale consapevolezza della grande importanza che è il lavoro che svolgete, delle condizioni complicate in cui lo svolgete, alcuni fenomeni che ricorrono all'interno delle mura carcerali ne sono
che avete rappresentato ne sono l'evidenza particolare, quindi io vi dico solo grazie, grazie a nome del governo, mio personale, e buon Ferragosto a voi tutti e a tutti i vostri collaboratori. Grazie. Grazie a voi. Bene. Quindi, grazie, grazie per la visita e per l'attenzione. Grazie a voi, con un grande...